Allora, buonasera. Se per cortesia poteste compilare le schede che vi vengono consegnate anche per avere poi possibilità eventualmente di conoscerci meglio successivamente. Allora, prima di presentarmi un attimo, vi introduco un po' il concetto con cui questo workshop è stato in qualche modo progettato. L'idea è quella, diciamo, siamo partiti da alcuni presupposti e ci siamo posti alcune domande. La prima di queste domande è quella di fare un'analisi attualmente dell'attuale situazione economica che stiamo vivendo tutti quanti e che giornalmente, insomma, in qualche modo ci coinvolge nelle attività aziendali che ognuno di noi conduce. Questa situazione potrebbe portare ad una potrebbe farci pensare ad un'opportunità di miglioramento nell'ambito di quello che può essere lo sviluppo attuale della nostra azienda. E questo pensiero, in qualche modo, deve passare o pensando ad una leadership che in qualche modo possa dare delle risposte a questa situazione. Deve essere in grado di poter dimostrare la propria capacità, cioè avere chiari gli obiettivi che si deve porre. E nell'attuale situazione in cui noi ci troviamo, quindi noi una risposta in qualche modo ce la siamo data, anche per l'attività che in qualche modo come società noi svolgiamo. A questo punto mi presento, io mi chiamo Filippo Giuffrida, sono un lead auditor di NQA. E NQA, la risposta che si è data a questa situazione è quella di immaginare una riorganizzazione aziendale che passi attraverso la gestione diciamo, delle attività che vengono in qualche modo definite all'interno di un sistema di gestione. L'approfondimento di questi pensieri, diciamo, lo farà l'ingegnere Passaro. Quello che in qualche modo io vi esorto a fare, è che se, voleste raccontarci le vostre esperienze, i vostri pensieri in quest'ambito, diciamo, intervenite pure, così riflettiamo assieme su queste logiche. Prima di passare la parola all'ingegnere Passaro, però, consentitemi di presentare un attimo NQA diciamo, per farvi capire un po' di che cosa stiamo parlando e di chi siamo noi. NQA è un organismo di certificazione che opera in tutto il mondo, si occupa di certificazione, valutazione, formazione nell'ambito di tutti i sistemi di gestione, vive attraverso, diciamo, un accreditamento all'interno di, diciamo, nell'ambito dell'Inghilterra. La sede principale infatti si trova a Londra e l'accreditamento che NQA ha è quello di UCAS. Tutti i lead auditor di NQA sono qualificati sulla base di principi e norme internazionali e continuamente NQA dimostra agli organismi di accreditamento, quindi UCAS in particolare e per alcuni settori, per un settore specifico in Italia, ad Accredia, che è l'organismo di accreditamento italiano, la propria competenza e imparzialità nell'ambito di questa attività. Come vi dicevo, scusate, NQA opera in tutto il mondo. In Italia ha sede a Roma, in via Sant'Ippolito, e la sede di Londra, diciamo, è la sede principale. Tutte le sedi, però, come vedete, diciamo, si trovano sparse un po' dappertutto nel mondo. Quali sono i vantaggi? Perché di solito, come dire, la dimensione non si sposa bene di solito con le tempistiche. Grandi aziende di solito presentano movimenti un po' elefantiaci nello sviluppo delle proprie procedure. Noi ci vantiamo di essere un organismo di certificazione che rispetto ai nostri competitor riusciamo ad avere tempi estremamente rapidi.
siamo in grado di emettere certificati anche entro 48 ore, cosa che gli altri si sognano la notte. Il nostro comitato è un comitato permanente, per questo motivo noi riusciamo a emettere certificati anche in tempi così brevi. Altri enti, altri organismi fanno i comitati ogni 15 giorni o anche ogni mese, per cui questi sono i tempi che loro possono rispettare. E in più, come dire, abbiamo il vantaggio di poterci muovere in un ambito internazionale, per cui è capitato anche di emettere certificati il 25 dicembre, questo perché la sede di Shanghai non prevede per esempio le festività natalizie sostanzialmente, e quindi in qualche modo la possibilità di lavorare anche nei giorni che da noi sono festivi. Ok. Questi che vedete sono un po' le nostre referenze, alcune delle nostre referenze, altre le troverete all'interno della brochure che magari trovate dentro il sacchettino che vi è stato consegnato. A questo punto lascio la parola all'ingegnere Passaro che insomma proseguirà il pensiero che io vi ho introdotto poco fa. Grazie. Grazie Filippo, buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti e di aver accettato il nostro invito a partecipare a questo workshop. In realtà è un momento di riflessione, dobbiamo riflettere insieme quali potrebbero essere le prospettive, le possibilità che adesso ci si prospettano davanti, visto che abbiamo qualcosa a cui pensare. Abbiamo una situazione economica abbastanza critica in questo momento e quindi le aziende del momento affrontano situazioni che sono sempre più pressanti, una situazione crescente che ci impone cambiamenti, che ci impone riorganizzazione, e allo stesso tempo dobbiamo comunque continuare a soddisfare le esigenze dei clienti. Quali esigenze? Le esigenze qualitative, perché non possiamo far riflettere la necessità di riorganizzare, di rimettere in sesto l'azienda sulla qualità del prodotto che andiamo a fornire, prodotto o servizio, perché il nostro cliente deve rimanere comunque soddisfatto. Quindi il risultato finale dei nostri processi di produzione non può assolutamente essere intaccato dalla contrazione delle spese, dalla riorganizzazione, dall'ottimizzazione dei costi. E quindi questa è una necessità che dobbiamo tener conto. D'altra parte, l'impianto dei sistemi di gestione da quando nascono ci danno uno dei principi fondamentali della qualità, il concetto che l'attenzione focalizzata al cliente. Un'organizzazione senza cliente non esiste. D'altra parte sappiamo benissimo tutti quanti il concetto dell'importanza che ha il cliente, la soddisfazione del cliente. E questa è l'esigenza, un'esigenza che ci porta a determinare che cosa? A continuare a collegare tutti i processi della nostra organizzazione attraverso una univoca strategia aziendale che possa gestire il cambiamento, perché è necessario gestire il cambiamento in questo momento, magari legandosi alle nuove opportunità, ma non solo, ai problemi che in questo momento ci troviamo di fronte. E allora adesso il concetto è questo: è utile applicare i concetti che ci ha insegnato la qualità, i vecchi schemi, le norme ISO 9000, adesso sono ancora attuabili? Sono queste le domande che ci siamo posti? Secondo noi sì, perché basta riorganizzarsi, basta riemettere un po' il controllo del processo organizzandosi con le nuove tecnologie, per esempio evitando di appesantire sistemi, processi con quelle che potevano essere le documentazioni eccetera, e rivolgersi alle nuove opportunità, all'IT, all'information technology, alle nuove opportunità che l'informatica ci pone. Questo sicuramente, ma poi quello che importa maggiormente è sicuramente l'interesse e la guida che il leadership ci deve dare. E questo, diciamo, proprio questa esigenza di far mantenere i principi
della qualità, principi che sono stati dettati, come vedete, dalla norma ISO 9000-2005 che stabilisce fondamenti della qualità. E ci dava questo suggerimento, la 9000-2005, per guidare e far funzionare con successo un'organizzazione occorre tenerla sotto controllo, ma in che maniera? Come tenerla sotto controllo? In maniera sistematica e trasparente. Sistematica, è questo l'elemento fondamentale, come fosse un sistema. In maniera sistematica significa avere il controllo di gestione ogni momento e in ogni istante e tenere sotto controllo ogni aspetto, ogni processo dell'azienda. Questo ci porta anche a che cosa? Al fatto che questo successo ci può derivare anche dall'attuazione di questi processi e soprattutto dall'aggiornamento. È su questo che noi basiamo il nostro pensiero, cioè questa nuova evoluzione. I principi rimangono, i fondamenti sono gli stessi, il concetto da attuare è l'aggiornamento, aggiornarsi alle nuove opportunità e non rimanere indietro. I concetti della qualità sono applicabili sempre, perché sono degli standard che hanno garantito successo alle aziende che avete visto e che ancora sono attuabili, attuabili in aziende da un dipendente a 1000 a 2000 dipendenti, con processi strutturati o processi semplici, non è importanza, ma il sistema di gestione proposto dalle norme, che possono essere dalla 9000 alla 18000 per la sicurezza, all'ambientale o qualsiasi altro sistema di gestione, ci dà un'opportunità, tenere sotto controllo questi processi e soprattutto tenerli aggiornati, perché ci permettono, ci aiutano a migliorare le prestazioni, a tenere sotto controllo e verificare che cosa, l'efficacia di questi processi, perché un bravo leadership, una brava pianificazione riesce a pianificare gli aspetti che sono critici e l'efficacia di questi processi bisogna misurarli con efficacia, con indicatori che devono essere tenuti sotto controllo. E questo, come dicevo, si basa su dei principi che sono alla base assoluta dell'organizzazione aziendale. I principi che la 9000-2005 ci ha dato come fondamenti della qualità, che adesso non sto qui a enumerare perché in qualche parte sono già conosciuti dalle aziende che hanno applicato la qualità nelle loro aziende o che comunque ne hanno avuto a che fare in qualche maniera. E come dicevo prima, forse neanche a caso sono elencati in questa maniera. L'orientamento al cliente è uno dei principi fondamentali perché l'azienda funziona se è orientata al cliente. Il cliente è la persona, è l'elemento fondamentale dell'azienda. Bisogna orientarsi alle esigenze, superare le aspettative del cliente, questo che ci insegna la qualità. Per superare questo io devo gestire il processo, devo andare avanti, devo essere lungimirante, devo gestire ogni cambiamento in azienda, perché l'evoluzione, la tecnica o anche la spending review, la contrazione delle spese sono tutti quanti segnali che comunque non devono intaccare il nostro rapporto col cliente, perché il prodotto e il servizio che noi forniamo deve essere qualitativo, sempre lo stesso, perché il cliente è la nostra forza, la nostra pubblicità, e non possiamo permetterci di cambiare questo aspetto. Quindi nei riguardi del cliente maggiore attenzione. E che dire poi della leadership? È il nostro timoniere, la persona che guida alla direzione. Vale la pena solamente magari rileggere solo questa come indicazione, perché è il leader nell'azienda che stabilisce l'unità di intenti e l'indirizzo dell'organizzazione. Io lo paragono sempre a un timoniere di una barca, e se il timoniere riesce a coinvolgere il proprio equipaggio, la nave va verso porti sicuri, ma se il leader non coinvolge la propria nave, il proprio equipaggio, e se il motorista non funziona o se, come i romani, non c'è qualcuno che rema o rema contro, altro che timone, andiamo a finire in altri porti. Quindi la necessità del leader è quella di mantenere un ambiente interno coinvolgente, saper gestire, coinvolgere le persone in maniera piena, perché l'obiettivo non è del leader, l'obiettivo è di tutti, ogni persona deve partecipare all'organizzazione. Questo è il principio, un altro dei principi fondamentali della qualità. E che dire altro poi sul discorso dell'approccio per processi?
questo è quello che ci ha insegnato ancora la qualità, cioè quello di verificare la nostra azienda, pensarla come se fosse un processo e analizzarlo, tenerlo sotto controllo, monitorarlo, perché le nostre decisioni poi dovranno essere basate su decisioni di fatto, su dati effettivi, perché come possiamo migliorare la nostra azienda mirando con un obiettivo, cioè miglioramento continuo, solo se riusciamo ad analizzare la nostra azienda e a cavarne informazioni basate su dati di fatto. E questo nasce da che cosa? Nasce da un'organizzazione basata sull'approccio per processi e sull'integrazione di tutti quanti i sistemi. Noi possiamo integrare il sistema di gestione per la qualità, il supporto, i clienti, qualsiasi, il rispetto della compliance, il risk management, tutto quello che in questo momento confluisce nella responsabilità e in capo alla testa di un datore di lavoro, di un leader, devono essere gestiti. Ma ci si chiede, ma questo leader che testa deve avere per poter fare tutto questo? E allora, secondo noi, il metodo è quello a applicare in maniera sicura e certa questo sistema, che non è assolutamente anacronistico, perché i principi sono fondamentali, così come potrebbe essere parte della Costituzione di un paese, o come potrebbe essere i fondamenti di una religione con i comandamenti. Sono i comandamenti questi che ci danno la direzione, aggiornarlo al momento. E su questo vogliamo fare una piccola digressione e pensare quale potrebbe essere l'esigenza quindi del momento, ritornando un po' a quello che diceva Filippo, il momento storico in cui ci troviamo, la necessità di trovare che cosa? Di trovare la forza di cambiare il modo, i sistemi organizzativi, ma rimanendo sempre con i piedi per terra, con l'attenzione focalizzata al cliente. La necessità, quindi attuare, gestire un cambiamento, questa è la necessità. Attraverso che cosa? Attraverso nuove strategie che sono esclusivamente nella direzione del leadership, è il leader che dà questa possibilità, questa conduzione. E quindi è nel cambiamento che possiamo trovare la soluzione. Io vi rappresento un po' quale potrebbe essere la situazione. Dicevamo prima, il leadership deve riuscire a coinvolgere il personale, e quindi in questa rappresentazione vedo questo. Se io penso la mia organizzazione come un'organizzazione fatta di macchine, il personale non viene coinvolto, è solamente il leader che decide, sceglie, fa tutto, e la base non viene coinvolta, quindi questa piramide, questa azienda non riesce a funzionare perché la base non c'è. Oppure considerarla come organismi, posso forse interessare qualche persona in più, ma ancora questa piramide non funziona. Cosa devo fare per raggiungere coerentemente i miei obiettivi? Coinvolgere tutti i livelli dell'organizzazione, pensare che ogni persona dell'organizzazione è un cervello e che ogni contributo è importante nella gestione del cambiamento. Qualcosa di più complicato. Questa è una rappresentazione della situazione generale di una situazione aziendale. Abbiamo bisogno di mantenere delle performance aziendali attraverso la gestione e la guida del leadership che fa, che stabilisce strategie e obiettivi che ovviamente devono essere condivisi. Ma il leadership deve essere anche un motivatore attraverso la rappresentazione di valori, dando una struttura organizzativa alla propria azienda. E questo cosa va a impattare? Va a impattare sul workforce capability, sulla capacità della forza lavoro, perché è responsabilità del leadership pianificare, gestire e fornire le risorse necessarie, risorse e strutture, affidando compiti, responsabilità e autorità, predisponendo strumenti e attuando un setup fisico per far sì che questa capacità della forza lavoro possa essere a vantaggio e funzionale per l'organizzazione. E queste persone, che abbiamo detto essere importanti e coinvolte, hanno una propria identità,
una competenza individuale, e questa situazione ci porta a motivare le persone. Persone che hanno evidentemente diverse caratteristiche, diverse esperienze, diversi skills, e dobbiamo comunque dare conto all'ambiente esterno attraverso l'analisi dei concorrenti, dei fattori istituzionali, tutto quello che viene al di fuori, che deve essere garantito attraverso un'analisi e una gestione dei processi per mantenere quello che abbiamo detto prima, cioè un prodotto, un servizio qualitativamente apprezzabile per il nostro cliente. E quindi, per quanto gli impatti relativi alle performance aziendali, la necessità di raggiungere obiettivi attraverso la definizione di strategie della leadership, queste producono un contesto interno adeguato, perché la leadership deve dare, come abbiamo detto, una unità di intenti, una direzione per raggiungere obiettivi comuni e una performance apprezzabile. Per quanto riguarda la forza lavoro, è la parte fondamentale, come ho detto, è la base della piramide, e quindi deve essere costruita attraverso una combinazione di persone, di componenti che devono essere motivati e avere a disposizione che cosa? Strumenti, sistemi, processi che possono farli lavorare per raggiungere insieme gli obiettivi che ci siamo prefissati. E questo ancora si riferisce al coinvolgimento delle persone attraverso la motivazione del personale, perché la competenza individuale è una risorsa. Io non posso lasciare fuori il mio dipendente è una risorsa fondamentale, e quindi verificare gli skill delle persone, la combinazione di questi skill, esperienze e conoscenze, e metterle a disposizione, a servizio dell'organizzazione, perché considerare un lavoratore come un numero non è stato mai pagante. Invece dargli la possibilità di essere partecipe all'azienda ha dato la possibilità all'azienda di crescere, di svilupparsi, perché sono competenze che possono arrivare ed essere, anzi partire dalla base, in linea con gli obiettivi aziendali. Il cambiamento che diciamo prima, che cosa impatta anche nell'azienda? Perché un cambiamento relativo a un'azienda che deve contrarre le spese, che deve magari delocalizzare un'industria, uno stabilimento, comunque impatta sulle persone che lavoravano, e ovviamente anche questo è necessario da gestire, perché le persone devono partecipare all'evoluzione dell'azienda attraverso un cambiamento efficace. Dovremmo motivare le persone, dovremmo valorizzare la loro esperienza, farci aiutare nella scelte strategiche dell'azienda, e quindi tenere conto di questa necessità, cioè la gestione del cambiamento in maniera che possa essere efficace. Questo cambiamento di fatto può presentare alcuni aspetti che lo rappresentiamo in questo grafico, un'ampiezza e una profondità in funzione di quale azione di cambiamento stiamo svolgendo nella nostra organizzazione. Possiamo pensare a solamente un processo, una funzione, oppure a un processo chiave o all'intera organizzazione, e questo in relazione alla profondità del cambiamento, e cioè all'ottimizzazione parziale o locale, fino alla ridefinizione dell'industry. E tutto questo ci porta a verificare ad osservare criticamente questo grafico, che porta cambiamenti funzionali, cioè abbastanza bassi anche in termini di ambito di cambiamento, oppure una trasformazione di impresa che abbraccia sia profondità e ampiezza. Il professor Kotter ha studiato un metodo. Sorride la signora, perché? Bene, quindi stiamo parlando di qualcosa di applicabile, quindi un discorso applicabile, giustamente dall'esperienza, dalla nostra partecipante, un processo
che viene costituito da 8 fasi. E cioè, per esempio, il primo, sviluppare un senso di urgenza, nel senso l'urgenza e l'attenzione verso questa necessità di cambiamento deve essere integrata da tutti e deve essere compresa come una necessità, come un'urgenza da affrontare immediatamente. Poi il leader, attraverso queste fasi, deve costruire un team che potrà aiutarlo e potrà guidare il cambiamento. E attraverso la motivazione, abbiamo detto la motivazione delle persone è importante, bisogna creare una visione motivante che ci possa portare verso il cambiamento. E ogni passaggio, ogni successo deve essere comunicato e quindi anche le esigenze di cambiamento bisogna comunicarle in azienda, comunicare per ottenere il consenso, perché ci vuole una attività partecipata delle persone. Consentire l'azione attraverso un potenziamento di tutti quanti, ogni persona deve poter partecipare attivamente, un'azione proattiva piuttosto che reattiva. Non stiamo parlando di una reazione, ma stiamo parlando di una pianificazione, quindi possiamo essere proattivi. E quindi evidenziare anche quei piccoli successi nell'immediato. E il momento in cui arriva un momento critico, non mollare mai la presa e cercare di portare le persone verso l'accettazione del cambiamento. In una frase che Kotler ci dà veramente come un bademecum importante, vedere, sentire, cambiare. Quindi vedere quello che accade, sentire, nel senso sentire ogni persona, ogni partecipante e di ogni parola trarne un beneficio e attuare il cambiamento insieme. Questo ci porta anche a che cosa? A verificare come potrebbe essere nell'ambito dell'organizzazione l'accettazione del cambiamento. E questa curva, inizialmente avremo sicuramente una negazione seguita da un'incertezza, le persone sono assolutamente sperse, non sanno come approcciarsi al cambiamento e come cosa sarà del loro futuro e quindi saranno portati ad avere una resistenza, non si è mai immediatamente pronti al cambiamento, fino a quando con una conduzione, una reale conduzione da leadership si possa arrivare all'accettazione della necessità del cambiamento e quindi potersi adattare e puntare verso il miglioramento. Ed è questo che ci porta ad avere delle reazioni riguardo il cambiamento. Il processo di change management deve essere programmato, devo anche programmare quale potrebbe essere la reazione, devo anticiparlo. E deve essere sviluppato attraverso la possibilità di diminuire queste reazioni, perché quali potrebbero essere gli effetti? E cioè quelli di, come diciamo prima, andare a picco su concetti di profondità e ampiezza, perché se io avrò troppa resistenza o troppa negazione non potrò mai raggiungere il mio livello di accettazione o miglioramento. E si potrà verificare nel tempo questioni come queste, cioè una colata a picco e quindi sì, un problema di ampiezza e di profondità legata alla gestione del cambiamento. Quali sono gli strumenti a disposizione? Gli strumenti a disposizione, un po' anche graficamente, se qualcuno se lo ricorda, ci fanno pensare immediatamente al ciclo di Deming, con una pianificazione, un'azione, un fare, un controllo e un'azione di decisione del management. E questa è un po' riprende questo percorso. La leadership decide, pianifica, guida e sponsorizza che cosa? Questo cambiamento. Perché parte dalla leadership la necessità del cambiamento e deve essere la guida per tutto quanto il processo. Creare un incremento continuo attraverso la motivazione, il consenso che deve avere dalle persone attraverso il loro coinvolgimento e quindi agire attraverso l'identificazione, realizzazione di strumenti che possono rendere possibile questo cambiamento. Alla fine possiamo verificare, monitorare attraverso sistemi di controllo da parte del leadership che cosa è cambiato,
coordinando tutte le risorse, gli strumenti e potendo ancora ciclicamente ritornare a gestire il cambiamento. E quindi in pochi passi, che cosa deve fare il leadership? Deve continuare a dare una visione condivisa, deve essere la persona che per prima crede in questo cambiamento e quindi sponsorizzare il cambiamento, costruendo un team di management e pensando, attuando un business di alto livello, creando, magari proiettando dei casi studio su cui basare anche la motivazione, implementare anche dei team locali, cioè dei gruppi di lavoro che possono essere di supporto al team, e attuare il coinvolgimento e la consapevolezza attraverso un virtuoso processo di comunicazione. Progettare l'organizzazione pronta per il cambiamento attraverso un ridisegno dei processi, è come quello che vogliamo far pensare noi. Questi processi gestiti con l'approccio dei processi, con un approccio sistemico, quello che ci ha insegnato sempre la qualità, sono ancora attuabili. Avere dei modelli, definire modelli di supporto, i modelli di supporto ce l'abbiamo già, non dobbiamo inventarci niente, li dobbiamo solamente attualizzare, aggiornare alla situazione del momento, magari utilizzarli con nuove tecnologie, utilizzare controllo, verifica, auditing attraverso supporti informatici, ma non cambiano i concetti. Quello che ci ha insegnato Deming non è fuori dalle nostre portate, perché la pianificazione, il fare, il controllo e l'azione sono alla base della gestione del processo, ed è questo che poi deve fare il manager attraverso una nuova programmazione, utilizzare metodologie e modelli di gestione. Questa è la nostra proposta, continuare a utilizzare modelli di gestione che possono aiutarci a gestire l'impresa, perché ce li fanno tenere sotto controllo attraverso metodi di monitoraggio, di misurazione e poi attraverso anche l'utilizzo e il ricorso degli enti di certificazione nel miglioramento continuo. E questo è il compito dell'ente di certificazione, quello di spingere le aziende verso un miglioramento continuo attraverso delle audit che devono essere spinte nel consigliare alla crescita aziendale piuttosto che essere una stamperia di certificati o di bollini. Ci basta già quello delle banane del monte, cioè come bollini. Il bollino che deve dare la certificazione deve essere la garanzia del rispetto di un concetto, la conformità a un sistema di lavoro che deve strategicamente differenziare, come diciamo noi, differenziazione concorrenziale per le aziende, perché è questo che ci dà la certificazione, differenziazione concorrenziale. Scendendo un po' più di livello, questo è il metodo per gestire il cambiamento, attraverso un'azione di pianificazione a livello del leadership, ma questa pianificazione deve tener conto della propria base, per passare all'implementazione. L'implementazione, sviluppare un piano e le strategie e quindi implementarle. La messa a regime è la parte più difficile, ma sicuramente la parte più critica, quella della gestione della transizione. Ma nel momento in cui possiamo avere dei risultati, saremo sicuri che questo cambiamento potrà fornirci motivo per essere fieri della possibilità che ci siamo dati nel gestire il cambiamento. Cosa significa identificare e accettare il bisogno di cambiamento? Perché questa è la necessità. Dobbiamo accettare e identificare il bisogno. E questa è la necessità, perché probabilmente oggi le aziende vanno anche a chiudere, a non riorganizzarsi, perché non riescono bene a pianificare questo aspetto. Cioè, prima di tutto identificare la necessità di riorganizzarsi, di reindustrializzare, di accettare questo cambiamento. Quindi andare a fare un'analisi, un gap analysis della nostra azienda, individuare quali sono i problemi, quali possono essere gli indicatori di performance che
potrei tenere sotto controllo per far sì che questa azienda possa continuare nella propria, nel proprio percorso, e soprattutto evidenziare i sintomi, perché i sintomi ci sono, come qualsiasi malattia ci sono dei sintomi che bisogna sapere ascoltare, e con questo ascolto io riesco a pianificare bene un cambiamento. E solo a quel punto, ascoltando questi sintomi, individuando i problemi con un check-up, posso decidere se il cambiamento è necessario e nel caso utilizzarlo. E magari coinvolgendo il team, coinvolgendo le persone, non devo necessariamente fare una scelta da solo, coinvolgendo un team per il cambiamento, che sia partecipe, e definire anche quali possono essere i meccanismi di supporto, cioè la pianificazione, il tempo, i metodi per la transizione e la comunicazione, affidando autorità e ruoli in questa organizzazione. E cosa meglio di un sistema di gestione ci può dare questa possibilità? Una pianificazione che dovrà poi essere messa in pratica, dovrà essere misurata, dovrà darci delle indicazioni per poter decidere, ancora una volta un'applicazione del ciclo di Deming, ancora una volta l'applicazione dei principi fondamentali della qualità, nient'altro che questo. Siamo ancora nella pianificazione, perché abbiamo idea di dover identificare quale potrebbe essere il nostro obiettivo, cioè qual è il futuro che ci prospettiamo, che prospettiamo la nostra azienda, e metterlo a confronto con lo stato attuale. Dicevamo prima, la necessità di identificare i gap dell'azienda o le differenze che con la nostra concorrenza, e in questo momento, attraverso la partecipazione, il coinvolgimento, decidere cosa può e deve essere cambiato, e soprattutto definirne quali sono i valori, i parametri di misura, perché abbiamo bisogno di decidere su dati di fatto, l'abbiamo detto prima. Uno dei fondamenti della qualità è decisioni basate sui fatti, quindi abbiamo bisogno di misurare questi parametri per stabilire se il cambiamento ha avuto successo o potrà avere successo. L'analisi in pianificazione delle possibili alternative, quelle che possono presentarsi per poter scegliere l'azione, la direzione che vogliamo intraprendere, e quindi attraverso un'elencazione delle possibili alternative, valutandone cose e benefici, e quali potrebbero essere gli impatti. E come detto prima, la questione del coinvolgimento del personale è qualcosa che impatta maggiormente. Come facevo l'esempio della nave, io posso dare la direzione, decido di attuare un cambiamento di rotta, veramente come una nave, sposto il mio timone verso altri porti, deve avere il coinvolgimento del personale, non posso avere delle forze frenanti che mi portano o che mi fermano, quindi il coinvolgimento, la ciurma, il capitano deve dirigere, deve saper motivare le persone, un po' come quelli romani con il tamburo che scandendo i tempi e cercando di portare verso porti certi e sicuri tutto il personale. Questo è un vero capitano, un vero leader. E quindi arrivare all'implementazione, l'implementazione del processo di cambiamento, perché bisogna farlo digerire, abbiamo detto prima, è uno degli impatti più importanti, quindi spiegare il cambiamento e soprattutto qual è il fondamento logico, qual è la necessità, la condivisione del cambiamento, descrivendo quale la situazione presente con quella che può essere il futuro, facendo capire a ogni persona, a ogni partecipante il proprio posto, quale potrà essere il futuro nell'azienda e quale sono le opzioni che possono derivare da questa decisione. Non ultimo, la definizione degli obiettivi. Gli obiettivi che, come ci insegna ancora la qualità, devono essere definiti per funzioni, per livelli. Ogni persona partecipa al raggiungimento dell'obiettivo comune. L'obiettivo comune è il miglioramento, ma questo miglioramento si ottiene solamente sommando le varie unità, le varie identità, perché ogni persona è un'identità che partecipa all'azienda. L'implementazione dei processi passa attraverso uno sviluppo di strategie, quindi una definizione degli aspetti operativi, cioè come attuare questi cambiamenti, la gestione e la formazione degli,
del come? Della, delle risorse, la comunicazione, tutti elementi che chi conosce la qualità sono tutti inseriti in un sistema di gestione per la qualità. La gestione della comunicazione, strumenti di gestione per le risorse umane, la formazione, l'apprendimento, la pianificazione, il processo, piani, strategie. Quindi è ancora attuabile, bisogna solamente ridisegnare questi aspetti in questi termini, in queste modalità. Mi dice di stringere con i tempi, perché avremo qualcosa di tantissimo da dire. Poi se ci sono interventi, la signora... No, era preoccupato. Ok, solamente quest'altro grafico per far vedere come, diciamo, la gestione del cambiamento può inficiare nel tempo sulle performance dell'azienda e come la partecipazione di quello che abbiamo visto prima, cioè leadership, enablement, navigation, ownership, possono partecipare in questa gestione. E quindi abbiamo, vedete, la leadership nella fase di pianificazione, la parte più importante. Poi abbiamo qui la fase di resistenza, di accettazione, abbiamo bisogno di gestire nel migliore dei modi, che passa attraverso la partecipazione e il coinvolgimento per l'implementazione del cambiamento, e questo ci porta verso la messa a regime. E questo, le criticità che ci si presentano davanti, quali sono? Sono queste: il fatto che la leadership deve essere forte e lungimirante, è una defaianza della leadership, una mancanza di controllo, ovviamente fa superare quegli aspetti, quegli impatti che abbiamo visto prima, perché la motivazione può anche cogliere, la demotivazione può cogliere anche la leadership nel contempo. E quindi ancora una volta lo sviluppo di un clima favorevole al cambiamento è la parte fondamentale di questo aspetto, di questa transizione, perché bisogna costruire intenti strategici comuni, avere una vision, uno scopo, una mission che possa essere condivisa con tutta quanta l'asset aziendale. Voglio andare ancora avanti perché possiamo parlare di quale potrebbe essere la soluzione. La soluzione l'abbiamo trascritto in inglese, ma non è cambiato niente: gestione dei processi aziendali, business process management. No, ma adesso avrei bisogno di un po' d'acqua. Davide, se per favore. Anche un bicchiere. Scusate. A che ora è? Dove siamo? Stiamo finendo? Ok, vado veloce. Ok, questo adesso anche qui in fiera, durante matching, abbiamo avuto modo di incontrare parecchie soft house che hanno implementato sistemi per aiutare le aziende nella gestione dei processi. Va bene, è una possibilità questa gestione dei processi anche in forma elettronica, informatica, ma il concetto non cambia: gestione del processo, gestione e controllo del processo, perché continua questo aspetto. Tutte le aziende continuano ad operare attraverso processi di business, e questi processi, la loro complessità, la loro importanza, sia essi interni o esterni, possono essere paragonati a un sistema nervoso. C'è la necessità che ogni relazione continui a essere mantenuta, e quindi l'efficienza e il buon funzionamento garantiscono una maggiore capacità di crescita e competitività, favorendo una risposta
alle mutate esigenze del mercato. Questa è la necessità. Utilizziamo strumenti, tutti gli strumenti che possiamo, ma dobbiamo applicare i fondamenti della qualità, la gestione dei processi. E questo lo spunto di riflessione. Non dobbiamo inventarci niente, abbiamo gli strumenti a disposizione, li possiamo utilizzare, li dobbiamo solamente attualizzare, vederli in con un altro punto di vista. Io lo definisco un importante strumento strategico, questa possibilità, perché tutti i cambiamenti frequenti che le aziende sono sottoposte necessita del riallineamento dei processi, e questo aspetto sta diventando sempre più quotidiano, e la gestione deve essere continua e attenta attraverso una analisi organizzativa pianificata, attraverso degli strumenti di controllo, perché è necessario garantire al meglio l'integrazione e l'aderenza alle strategie aziendali. E questo come si può attuare? Per esempio con l'integrazione di sistemi di gestione che possono spaziare su tantissime condizioni, sulla l'implementazione di attività che vanno dalla qualità all'ambiente, alla necessità del controllo, alla compliance, al risk management. Sono questi gli aspetti che dobbiamo andare a gestire. Come lo possiamo fare? Attraverso sistemi di gestione o l'integrazione di sistemi di gestione. Una gestione di processo cosa può comprendere? L'analisi, l'ottimizzazione dei processi, la loro documentazione e implementazione. Ma questa documentazione e implementazione ce l'ha insegnata la qualità. Il documento che cos'è? Non deve essere necessariamente qualcosa di scritto, può essere un'informazione informatica, può essere un file, non ha importanza. Quindi possiamo utilizzare altri sistemi. Monitoraggio e misurazione degli indicatori di prestazione ci può dare una mano veramente l'informatica in questo, ma stiamo attuando comunque sempre l'approccio per processi, non stiamo cambiando i principi, i fondamenti della qualità. E con questo possiamo rimanere ancora fermi nella verifica e nella possibilità di far navigare l'azienda verso porti sicuri. Quali possono essere i concetti di implementazione e di integrazione? Per esempio, abbiamo detto prima la possibilità la necessità di dare un'attenzione al cliente, quindi la gestione delle relazioni con il cliente è la cosa più importante, e adesso ci sono a disposizione delle possibilità CRM che ci danno questa possibilità, che sono anche degli strumenti che vanno al di là della semplice customer satisfaction che eravamo abituati a fare con un foglietto per verificare quanto poteva essere soddisfatto il cliente. Uno studio importante, perché il cliente io devo gestirlo, devo mantenerlo, e la riflessione è: quanto vale puntare a nuovi clienti e quanto vale mantenere il cliente attuale? Perché una scelta strategica di un cambiamento, di approcciarsi a un altro mercato, potrebbe significare la morte dell'azienda. Mantenere il proprio cliente, che può essere la chiave di volta per trovarne degli altri, ha anche la sua importanza. Quindi prima ancora io di rivolgermi nel cambiamento ad altri clienti, devo stare attento e cercare di mirare, cambiare, cercare di gestire le relazioni con il cliente, far sì che quei clienti che già sono stati fidelizzati mantengano il rapporto con l'azienda. Oppure ancora qualcosa riguardo alle risorse di pianificazione, all'SCM, all'ERP. Queste integrazioni possono essere gestite dai sistemi di gestione, e questa è la nostra spinta. Attraverso che cosa? Una gestione del leader che deve pensare a questo concetto che io ritengo importante: la struttura deve seguire la strategia.
Io avrei finito, questo è in pochissimo tempo un'analisi di quello potrebbe essere il nostro percorso, quindi in conclusione direi le certificazioni, il fatto di poter verificare attraverso gli enti terzi la possibilità di applicare sistemi di gestione per le qualità, la sicurezza, l'ambiente, la sicurezza dei dati, tutto il resto ci danno una spinta per il miglioramento continuo e questo è il nostro impegno. Grazie. Ok, grazie a tutti.